l'intelligence protegge il paese, così il premier Conte alla cerimonia per il giuramento dei neoassunti nei servizi mentre fa ancora discutere il caso Barrashagate. Il presidente Mattarella in visita in Danimarca parla della questione dazi, spero non siano applicati, si rischia uno scontro euroatlantico, serve una risposta comune. La manovra Gualtieri, sterilizzeremo l'IVA nel rispetto dei conti pubblici, allarme Istat, evasione fiscale elevata, pesa sulla crescita, Banca Italia serve riforma fiscale. Taglio dei parlamentari, oggi il voto finale nella maggioranza, tutti favorevoli almeno nelle intenzioni, accordo PD 5 Stelle su riforma elettorale entro dicembre. Vertice dei ministri degli interni europei sui migranti, in primo piano il tema della distribuzione, appello alla solidarietà dal commissario UE Avramopoulos, ma restano le divisioni. La Cassazione nega gli arresti domiciliari al boss Giovanni Brusca, condannato per la strage di Capaci e per altri crimini, respinta la richiesta dei legali del boss. La TV cinese sospende la trasmissione delle partite di basket dell'NBA dopo i messaggi del numero uno dei Rockets in sostegno dei manifestanti di Hong Kong, immediate le scuse del manager sullo sfondo grossi interessi economici. Buongiorno dal TG2, il presidente del Consiglio Conte alla cerimonia per i neoassunti dei servizi dice l'intelligence è un patrimonio di tutti, unisce e non divide. E poi aggiunge sono un presidio di democrazia. Intanto fa ancora discutere la vicenda del Russiagate. I servizi sono di Ilaria Capitani e Alessandra Forte. La nostra